Seconda vittoria in 5 giorni. È un Südtirol che va di fretta nella sua rincorsa ai playoff, coi biancorossi che sconfiggono il Drusel Como per 2-0 con gol partita bellissimi di Campo e Marras, bissando il successo casalingo di inizio settimana contro l'Arezzo. Contro il Como che si presenta al Druso reduce dalla sconfitta casalinga contro il Mantova, mister Sormani non può disporre dello squalificato Branca e conferma 10 undicesimi della formazione che ha sconfitto l'Arezzo, con la sola novità rappresentata dall'utilizzo di Finca a centrocampo. Si gioca all'ora di pranzo sotto i riflettori su un campo allentato dalla pioggia intermittente e l'avvio di match a spavaldo da parte del Südtirol che prova subito a riversarsi in avanti operando il primo affondo al secondo, quando il campanile in area di Finca viene respinto corto da Lebran, col sinistro di Furlan che sorvola la traversa. Ma la risposta del Como è quasi fatale al Südtirol con Rinaldi che tiene vivo un pallone in area servendolo a ritroso per la conclusione di Fietta che va a sbattere contro la traversa. Poi sul prosieguo dell'azione Casoli crossa sotto misura per il colpo di testa di Lenoci respinto miracolosamente da Melgrati, con Cristini che non trova la misura del rebound. Inizio di match scoppiettante all'ottavo, bel duetto fra Fischnaller e Martin, con quest'ultimo che di tacco libera la corsa sulla linea di fondo del Golden Boy, sul cui tocco a centro area piccolo non c'è però nessuno per il tap-in. Gioca bene il Südtirol che spinge con efficacia sulle corsie laterali, senza però incidere negli ultimi 25 metri, ma la mezz'ora Furlan si accentra palla al piede per poi vedere e servire il taglio a centro area di Campo, che di prima intenzione insacca il pallone dell'1-0 e della sua seconda rete in campionato, la prima sua azione. La reazione del Como è poca cosa e così il Südtirol conserva agevolmente il vantaggio sino all'intervallo. Si riparte in entrambe le squadre con gli stessi effettivi che hanno concluso il primo tempo e col Como che appare più propositivo. Ma è del Südtirol la prima palla gol con cross di Martin dalla sinistra sponda di Campo e tap-in di Novotny, murato da Marchi. I biancorossi iniziano a concedere campo ai lariani andando un po' in affanno e allentando la pressione ospite solo al 23esimo, quando Furlan imbecca in verticale Fischnaller, il cui diagonale si perde abbondantemente a lato. 5 minuti più tardi Marras induce Marchi nell'errore nel retropassaggio, ma poi a tu per tu con Falcone si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Ma Marras si rifà poco dopo ricevendo palla da Furlan per poi saltare il diretto avversario incrociando il tiro mancino sul secondo palo e realizzando la rete del 2-0 nonché il suo terzo gol stagionale. Lo stesso Marras al 38esimo con un retropassaggio suicida, per poco non riapre la partita, ma Gantz non ne sa approfittare. È l'ultima emozione del match. Finisce 2-0 per il Südtirol che conquista la sua seconda vittoria di fila, la sesta nelle ultime 8 partite disputate, proseguendo di gran carriera la sua rincorsa ai playoff.